In questi giorni uno dei problemi più fastidiosi che interessano grandi e piccini è la tosse. È fondamentale sapere che la tosse non va mai fermata, perché è un processo naturale dell'organismo che serve a liberare le vie aeree. Cerca prima di tutto di capire qual è il tipo, distinguendo tra quella grassa, cioè con i muchi, e quella secca, che in genere è più fastidiosa e si accentua di notte oppure quando siamo distesi. Per adulti e bambini possono aiutare anche vecchi rimedi della nonna come il latte caldo e miele o le caramelle di propoli perché alleviano le irritazioni e hanno anche un effetto antibatterico. Per i bambini bisogna sempre tenere presente che il naso deve essere pulito perché la distanza che c'è tra il nasino e l'orecchio e tra il naso e la gola è così breve che il muco vi si può depositare e si infiamma. Ricorda che in ogni caso, anche se hai già fatto in passato una cura per la tosse, non è il caso di ripeterla di nuovo, perché le cause possono essere completamente diverse. Se hai domande sull'argomento, puoi lasciare un commento a questo video e ti risponderò più presto.